è un problema che non riguarda le persone, non riguarda il nostro Stato. Questo è un discorso che riguarda sì le nostre anime considerate al singolare, ma questa è una battaglia di identità e di appartenenza, questa è una battaglia politica, prima di essere battaglia politica è, dovrebbe essere battaglia organizzativa. Noi ci stiamo facendo prendere in giro da tutta la pubblica opinione nazionale, perché passiamo per i retrogradi, perché passiamo per gli sconfitti, perché passiamo per i nostalgici. Noi non siamo né sconfitti, né nostalgici, né retrogradi. Siamo gli eredi di quelli che capirono, nonostante la incultura e la ignoranza dei tempi, che la Unità d'Italia sarebbe stata la beffa più grossa e più grave a danno delle popolazioni del sud Italia. Se noi siamo ancora terra di conquista, se noi siamo ancora la terra del sottosviluppo, se noi siamo tutto il negativo, la mafia e la tendenza di Napoli, lo dobbiamo a questa grande e folle situazione che i nostri avi dovettero subire. Arrivo da Venezia per altre ragioni, di italiana. Gioco là per il lavoro. Ho avuto un ictus, come vedete, ma questo non mi ferma ad essere andata a Venezuela prima e a Pordenando a Pavoli. Perché sembra strano, ma i morti stanno ricreando i vivi. Una nazione che comprende tutto, ideologie di destra, di sinistra, ideologie e anche credi religiosi. Sono contento che da un po' di tempo a questa parte la nostra famiglia è entrato con il nostro compatriota di Foggia che è di religione islamica. Ci terrei che ci dicesse due parole. Sono appassionato di storia, noi musulmani, non musulmani arabi, perché io sono appoggiato con siciliani. Noi musulmani un po' siciliani abbiamo sempre difeso il Regno, abbiamo difeso la Benevento con Re Manfredi contro gli invasori angioini, l'abbiamo difeso quando ci hanno attaccato a Lucera, siamo stati riusciti a cadere nel 1600. Abbiamo sempre mischiato il nostro sangue con quello dei tuoi siciliani di origine, diciamo così. E oggi io sento che ha una ragione il fatto che io sono qui, ho scoperto questa bella comunità di siciliani, perché è importante che io mi devo sentire parte integrante delle due Sicilie, anche se vedo, la religione diciamo, che è un po' diversa da quella della maggioranza, ma è importante che tutti quanti possano, spero, riuscire a capire che il nostro popolo è un popolo che ha sempre avuto le porte aperte a tutti gli inclusi, a tutti i contributi degli altri popoli, soprattutto dei popoli che sono venuti da tutti, e c'è sempre guadagnato. Io spero che questa collaborazione, che dura, ripeto, da secoli, possa essere bene augurata e durare anche per tutti. Noi in questa zona che conosco come conosco un po' anche tutto il sud, che noi dobbiamo rianimare facendo leva sul nostro passato, sul nostro grande passato, per ricostruire il presente, per proiettare un futuro di lotta e di vittoria, perché noi questo siamo e questo vogliamo costruire. Il futuro ancora una volta ha un cuore antico, siamo noi. Io sono stato sempre convinto che la storia l'abbiano scritta i vincitori, non i vinti. Sono stato sempre convinto di appartenere a un territorio che prima dell'Unità d'Italia ha vissuto per 200 anni in pace, non ha fatto guerre contro nessuno. I nostri avi hanno sempre lavorato la terra e noi veniamo da loro e siamo orgogliosissimi di provenire da loro. Le nostre radici sono contadine, e di questo siamo orgogliosissimi. Quello che chiedo è che
facciate, che facciamo anche voi una selezione attenta a chi ci sta da vicino, perché inquinare questo soggetto culturale con all'interno di un politico, un partitico, sarebbe come distruggere